Oggi, anziché essere in mare, ci troviamo in un fiume e siamo precisamente nel Magra, fiume che sfocia in Liguria. La nostra attenzione è rivolta ai cefali con la bolognese. Effettueremo una pesca tecnica ai cefali del Magra. Fiume bellissimo, posto veramente che merita. E abbiamo scelto una zona un po' brulla, un po' un terrapieno, dove siamo a stretto contatto con la natura. Vediamo se i nostri pinnuti rispondano alle nostre aspettative. A detta dei locali non è un periodo buonissimo, però qualche cefalo speriamo di catturarlo. Don't try to drag me in again, turning your thoughts ain't so I believe you're not to blame. Your demons creeping up inside, but instead of them, it is me you choose to fight. Gotta find what you're looking for, cheap excuses are. Per la pesca a cefali impiegheremo delle pasture e precisamente la dose, diciamo, che utilizzeremo oggi sarà composta da due pacchi di cefali bianca, un pacco di Suspen e un pacco di Mare Express. La Suspen è una pastura leggera fatta per pesci di superficie con colore nocciola. La Mare Express, anch'essa di colore nocciola, è una pastura intermedia, e la cefali bianca è una pastura specifica da cefali. Perché utilizzo tre tipi di pasture insieme? Perché non voglio creare innanzitutto un fondo troppo bianco e quindi mettere i pesci in diffidenza. Con la cefali bianca mischiata alle altre pasture ottengo una pastura di colore più tenuo, più simile al fondo del Magra in questo caso, che è un fondo melmoso, un fondo sabbioso. Questa è una pastura a base prevalentemente di formaggio, la cefali bianca, e le altre invece hanno degli ingredienti misti, tra cui c'è farina di biscotto, farina di pesce e altri componenti. Voglio precisare che noi come Tubertini abbiamo il mulino nostro per fare le pasture. Questo ci dà una garanzia nella qualità, perché siamo noi che controlliamo e scegliamo le materie prime. La pastura riveste un ruolo importantissimo per una pescata e quindi guardiamo adesso come farla e tutti i passaggi, fino ad ottenere la consistenza che in questo caso voglio oggi per insidiare i cefali. Metto gli sfarinati dentro un secchio piuttosto capiente, in questo caso, come vi ho detto, due cefali bianche, una Mare Suspen e una Mare Express. Dopo che ho versato il contenuto delle quattro buste, mescolo per amalgamare tutti gli ingredienti. Dopo aver amalgamato bene gli sfarinati, ora procedo con l'aggiunta dell'acqua. Ecco, questo è un passaggio a cui dobbiamo prestare particolare attenzione, l'aggiunta dell'acqua alla pastura. Ebbene, aggiungere l'acqua a piccole quantità. Per non eccedere troppo e rendere la pastura troppo liquida. Pian piano che aggiungo l'acqua, continuo a mescolare perché tutto lo sfarinato possa entrare a contatto con il liquido. Importante avere la pastura uniforme, ecco, è uno dei segreti di una pastura valida, oltre agli ingredienti con cui è costituita.
Quando sentiamo che la pastura ha già preso una quantità di acqua, a quel punto stiamo bene attenti a dosare l'acqua che aggiungiamo. E un'altra cosa a cui dobbiamo stare attenti è il fondo del secchio. Infatti occorre sempre mescolare la pastura in un contenitore abbastanza ampio, perché altrimenti la parte sottostante non prende bene l'acqua. Vedete, questo è il risultato della pastura setacciata, che rimane farinosa, uniforme, ma allo stesso tempo, con la pressione anche minima della mano, si realizza la boccia o la palla che è da tirare in acqua. Teniamo presente che a seconda della pressione e delle più volte che noi stringeremo la pastura, si otterrà la palla della consistenza desiderata. Chiaramente, con più corrente stringeremo maggiormente la palla per farla lavorare più sul fondo e farla disgregare più lentamente. Con media corrente avrà una pressione più leggera e con poca corrente dipenderà da noi se stringerla poco e farla lavorare anche durante la discesa verso il fondo o di farla lavorare direttamente sul fondo. Diciamo, con una pastura setacciata riusciamo noi a decidere la consistenza della nostra pastura. La pastura l'abbiamo vista. Ora vi faccio vedere le esche che utilizzerò oggi. Sono principalmente tre, ve ne farò vedere due e la terza ve la farò vedere durante la pesca, perché sarà, diciamo, una chicca, una novità. Questo è un panino che si può reperire in qualsiasi negozio di pesca, che io per praticità ho messo all'interno di delle bustine di plastica con acqua normale del rubinetto, in modo che quando arrivo sul posto di pesca ho già il panino già ammollato, ha già assorbito l'acqua. Chiamato anche comunemente pane francese. Ecco, l'importante, visto che abbiamo a che fare con pasture, sacchetti, tutta roba di plastica, facciamo particolarmente attenzione sia a non lasciarli nel luogo di pesca, sia che magari non è oggi la situazione perché siamo in assenza di vento, però magari che il vento ci possa far rotolare un sacchetto in acqua. Ecco, rispettiamo queste qui che sono le regole base di noi pescatori sportivi: mai lasciare dello sporco sulla zona di pesca. Questo è il pane già ammollato. Allora, per renderlo pronto alla pesca, lo priviamo dell'acqua che ha assorbito e lo priviamo con la pressione delle mani. Dopodiché è un pane a treccia, lo strecciamo, quindi operazione abbastanza semplice, come vedete. E poi dopo lo mettiamo all'interno di uno Scottex, perché si mantenga sempre piuttosto umido. Il cefalo, come vedremo dopo, è un pesce che mangia in un modo particolare e quindi l'esca deve essere sempre morbida. Questa è la seconda esca che utilizziamo oggi, si chiama esca pronta. È un composto di farina con dentro del formaggio di altissima qualità e con un collante che la rende praticamente consistente e gommosa. È ideale per pescare un po' tutti i tipi di pesci, soprattutto quando utilizziamo le pasture. Salpe, cefali, saraghi. Ora vediamo come prepararla. È semplicissimo, però deve avere una certa consistenza e rimanere sempre morbida. Però, ripeto, essendo gommosa, tiene perfettamente sugli ami. Non importa mettere tutto il contenuto della busta, che è di 150 grammi, basta, diciamo, farla un terzo alla volta, un terzo è già sufficiente per esercitare una pescata. Dentro un contenitore piccolo, ecco, qui l'acqua dobbiamo aggiungerla veramente dosata, poco alla volta, e mescolarla. Pian piano prende forma, si appalla, diciamo,
E una volta che realizziamo una consistenza di questo tipo, vedete, tipo, viene tipo pasta da pizza, diciamo, per rendere l'idea. La lavoriamo un po' tra le mani per uniformarla in questo modo. E l'esca pronta è pronta, come dice la parola. Che pasturavamo, dopo un po', dopo un'ora e mezzo che pasturavamo, abbiamo agganciato ora il primo pesce, anche perché i cefali in un fiume sono sempre particolari, sono pesci che risentano molto delle maree, perché sotto normalmente c'è l'acqua salmastra, l'acqua salata, e sopra c'è l'acqua dolce. E quindi non hanno un'attività, diciamo, alimentare in tutto l'arco della giornata. Sono pesci differenti da quelli che possiamo pescare in mare aperto. Abbiamo un bel cefalo di taglia in canna. Lo lavoriamo bene, peschiamo sottili perché, come vedete, l'acqua è molto chiara e i pesci sono veramente sospettosi. Cioè, il bello di questa pesca qua, in questo meraviglioso fiume, sta nel fatto che i pesci sono veramente diffidenti. Poi una giornata anche ventosa, come vedete. Bel pesce. Peccato sono anche vitali, molto vitali. È quello che, diciamo, ogni pescatore vuole dalla propria preda. Ecco, l'abbiamo guadinato. È il primo pesce, un bel pesce. Eccolo, un bel cefalo del magra. Qua è una pesca molto diffusa, lo fanno veramente in tanti pescatori. Guardate che bel soggetto. Tra l'altro sono anche buonissimi da mangiare qua in questo fiume, perché il magra non è un fiume inquinato. L'acqua è chiarissima, pura, e quindi si possono tranquillamente mangiare. Ora noi le teniamo in vivo dentro la nassa. Era una sarpa. Abbiamo perso una sarpa belloccia, 400 grammi. Ma siamo distanti dalla foce, siamo almeno a un paio di chilometri. So I can't help but think how sweet it be. I'm your wilting rose, I'll get myself undressed. Cefalotto,
di piccola taglia, avevamo sbagliato una tocca prima. Deve essere questa taglia qua. Questo qua lo tiriamo su di peso. Così proviamo anche la 8003. Gargia d'oro, vedete, questa è una gargia d'oro, facilmente riconoscibile per la macchia dorata che ha sull'opercolo. Lo slamiamo e lo mettiamo dentro la nassa. Questo è lui, quello vero. Bel pesce per davvero questo, eh. Bel cefalo. Ora lì c'è un tronco che ci ho già incagliato due volte, che non mi lascia fare la passata. Speriamo che questo pesce non decida di andare verso il tronco. Siamo con lo 010. Lo sento che è un pesce, che è un pesce importante. Siamo con attrezzatura leggerissima, eh. Sto pescando con l'8306, che è il top di gamma delle bolognesi nostre. E come mulinello ho uno slam 4000, tutto, credetemi, veramente, veramente leggero. Anche perché con lo 010, pesci così, diciamo, importanti che tirano col vento, è importante che l'attrezzatura sia. Ora mi sta andando verso il tronco. È un bel cefalo. Credetemi, un bel soggetto. Che per ora rimane sempre abbastanza basso. Non l'abbiamo ancora visto, ma è un bel pesce. C'è il tronco lì. Speriamo che non vada proprio sul tronco. Alla level 8003 è veramente leggera, eh? Sentiamo proprio tutte le codate del pesce mentre lo lavoriamo, e anche in presenza di questo vento laterale riusciamo a gestirla benissimo. Pesce che ancora non ne vuole sapere, pesce grosso, pesce da un chilo almeno, anche di più. Ora sta andando dalla parte del tronco, speriamo bene, perché ora sta affilando proprio sul tronco. Con lo 010, se va sul tronco, ci scordiamo di vederlo. Questi sono i cefali del Magra, quelli che siamo venuti ad insidiare. Pesci di taglia, divertenti, pescati in un'acqua pulita e che non ne vogliono sapere, eh. Ancora lo sento sempre abbastanza energico. Ecco, ora l'ho portato un po' più verso la superficie. Ripeto, siamo con lo 010, fluorocarbo, carbo white, e dobbiamo assecondarlo senza forzarlo più di tanto. La questione è il 14 della serie 27 opaca. Namo indicato per fare diverse pesche, tra cui anche la pesca ai cefali col pane o con la sardina. Rimane sempre in zona, non fa delle partenze lunghe, ma ora sta andando dalla parte del tronco.
ve lo vorrei far vedere questo pesce perché è veramente un bel pesce. Ora l'ho portato a galla. Eccolo qua. Un bel soggetto. Veramente un bel pesce. Guardate qua, che bel pesce. Questi sono i cefali che ci fanno divertire. Un bel cefalone. Difficili, credetemi, sono pesci difficilissimi qui nel Magra, soprattutto in queste giornate. Siamo ad aprile, primavera, e chiaramente l'estate le catture aumentano. Che si possano realizzare anche carneri da 30-40 pesci. Però il bello è pescarli quando c'è da prenderne pochi, quando le mangiate sono poche, quindi dobbiamo prestare il massimo dell'attenzione al galleggiante e alla pasturazione. Ora questo lo mettiamo nella nastra perché vogliamo tenerlo in vivo. Giornata proprio non ideale per fare una pesca tecnica. Come vedete c'è un vento fortissimo. Vedete, l'innesco non va tanto schiacciato il pane, perché il cefalo ama aspirare l'esca, mangia delicatamente, e quindi il pane non deve essere schiacciato, perché sott'acqua, una volta che l'abbiamo messo in pesca, deve gonfiare. Vedete, l'innesco deve essere morbido. Il pane aprendosi, il cefalo c'ha una mangiata che aspira. E quindi il boccone deve essere voluminoso e morbido. Altro pescione incannato. È un'altra taglia extra large, Qui mi sembra anche più grosso di quello di prima. Infatti vedete che questo decide di partire, di andare fuori. Bella pesca però, Pesca veramente molto tecnica, pochi pesci. Questo è decisamente extra large, guardate come sta filando, guardate come sta portando via, è andato in mezzo al fiume, speriamo ai tronchi, questo è veramente extra large. Aspetta, bisogna che gli... Bisogna che mi sposti, perché altrimenti mi va. Questo è veramente un gran bel pesce. Sta portando via filo a più non posso.
Beato, di traverso c'è le canne, c'è di tutto e di più. Questa, amici, la vedo dura, eh. E non posso forzarlo, sono col 10. Non posso veramente forzarlo. Questi sono i scefali del Magra di questo periodo. Tutti soggetti veramente grossi. Vediamo poche tocche, ma quelle che vediamo sono tutti pesci enormi. Andando nel mezzo al fiume. L'acqua chiara ci impone di pescare sottili. 0,10 carbo white. E quando si aggancia queste navi, piacerebbe averci un 14. Ora sta andando sotto là c'è le canne, deve andare tutto bene qua, eh. Ancora si sta allargando. Bello però, soddisfazione, e divertimento. Diciamo, non sono situazioni dove prendi pescetti, qua sono... Come avvia il galleggiante, inizia un combattimento. Oltretutto è bello anche lo scenario qui nel Magra, eh. Pescare nel verde. Ora c'è sempre l'incognita di quel tronco che è posto lì davanti. Un bel soggetto anche questo, un bel pesce. Dobbiamo stare attenti ora quando viene sotto. Eccolo qua. Eccolo qua, tirano, credetemi, tirano il doppio dei scefali di mare. È un bel soggetto anche questo, massimo del divertimento. Con la terza esca che vi avevo accennato, eccola qua. Questa in alcune circostanze è un'esca micidiale, è il petto di pollo che va innescato a pezzettini, un'esca piuttosto morbida che tiene benissimo sugli ami. Con questa esca ho risorto quando facevo le canne da riva diverse gare, soprattutto ai scefali, e me l'ha insegnata, l'ho imparata da una persona di Lucca quando ero bambino, che veniva al porto a Livorno a pescare e prendeva veramente tanti scefali. Io ero bimbetto, avevo 12-13 anni, stavo dietro a vedere pescare questa persona e vedevo che pescava con esca particolare, e poi alla fine, stando lì dietro cercando di farmelo amico, e mi feci svelare cos'era, lui non lo voleva dire, e era petto di pollo.
assomiglia come aspetto, diciamo, a polpa di sardina e è un'esca gradita dai cefali in particolar modo, anche se si cattura spesso anche altri tipi di pesci. Like a movie with a cliffhanger ending and no sequel. Questo non è un soggetto di quelli extra large, però molto molto divertente anche questo. Ora è calmata un po' la corrente e il vento, più che altro siamo stati tutto il giorno con un vento dire fastidioso e dir poco. Ora si è anche annuvolato, però diciamo ha mollato quel fastidioso vento di traverso. E questo è un gargio d'oro, Mugine gargio d'oro, di buona taglia. Io è la prima volta che vengo a pescare nel Magra i cefali e mi sono fatto consigliare da un amico, tra l'altro un mio cliente Tubertini al negozio di pesca, Giulio Traverso. Giulio, salve a tutti. Grande Giulio, mi hai consigliato bene, direi, eh? È stata una giornata particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, ma tu l'hai risolta brillantemente. Grazie Giulio, veramente difficile. Io ho sempre sentito dire dei cefali del Magra che sono pesci difficili, ma oggi ho avuto la prova, veramente. Mangiano malissimo e vanno pasturati bene, è una bella pesca. Io mi sono veramente divertito. Sono veramente l'università della pesca. Sì. I cefali nel Magra sono qualcosa di particolare. Io ti ringrazio di avermi consigliato questo posto dove siamo oggi. Non ci sono molte persone, come vedete. Siamo nelle zone migliori per la pesca al cefalo e c'è più presenza chiaramente di persone. Però un posto lungo questo stupendo fiume lo troviamo sempre, no Giulio? Certo. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a Capitan Nemo, negozio di Giulio, qui a Bocca di Magra. Proprio rimane vicinissimo al ponte di Bocca di Magra. Lui vi saprà dare tutte le indicazioni, tanto l'ho sbagliato, eh? Vi saprà dare tutte le indicazioni del posto, tipo di pastura che avete visto oggi, fornitissimo di tutti i nostri prodotti. E niente, Giulio farà il resto. La corrente si ferma, sta pochi minuti ferma, è il momento ottimale, e poi riparte. Quando riparte chiaramente facciamo un po' di trattenuta e poi comunque è il momento migliore. Vedete, ora ad esempio mentre vi stavo parlando l'ho preso in trattenuta. Pesco con un grammo e mezzo col galleggiante serie Pro 72, galleggiante sensibilissimo ma soprattutto robustissimo. Abbiamo portato nel guadino. La taglia è decisamente bella, eh? Vi consiglio vivamente di venire a pescare nel fiume Magra ai cefali perché è un bel divertimento.
tutti soggetti belli, difficili. Quando verrete vi renderete conto che è una pesca veramente difficile. Il pane, mi raccomando, che sia morbido e non andiamo a lavorarlo sull'amo, deve rimanere soffice. Importante, credetemi, su questi pesci è basilare che l'innesco rimanga morbido. La piombatura è caratterizzata da un bulk di pallini concentrati, nel mezzo quelli di diametro e di peso maggiore, fino a scalare sia sopra che sotto. Tre pallini dell'otto sotto, asola e forcella dei due finali, lunghi rispettivamente 50 e 70 cm. Il trave, chiaramente il trave del mulinello dello 014 Top Score, e i finali sono dello 010 del Carbo White, che è una qualità di fluorocarbo veramente eccezionale. Eccolo, questo ragazzi è l'ultimo, anche perché fra pochino ci vuole la luce alla testa, perché non ci si vede più. Il sole sta tramontando dietro i monti. Ho agganciato l'ultimo cefalo ora. Avevo dichiarato che era l'ultimo, ho detto se no l'operatore lo mando a casa, gli faccio vedere l'alba di domani mattina. No, perché mi sono veramente divertito. Quando c'era vento meno, c'era un vento di traverso, era una situazione veramente allucinante. E ora invece, come vedete, il Magra è un lago con questi bei soggetti. Bello, è anche bello questo cefalo. Meno male che poi la pastura che abbiamo fatto ha fatto effetto e ci sono entrati i cefali. All'inizio l'avevo vista duretta la situazione, però nella pesca è così. Cioè bisogna avere costanza, insistere, fare tutte le operazioni nel modo giusto. E poi i risultati prima o poi arrivano. E oggi direi che sono arrivati secondo le aspettative. Ale, se detto era l'ultimo, questo è veramente l'ultimo. Ora liberiamo i cefali della nassa. Mettiamo nella nastra per liberarli poi tutti insieme. Questo è un paniere con rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Stabilissimo, come ho detto in precedenza, si può regolare in tutte le posizioni per applicarlo a qualsiasi tipo di terreno. Questa è la versione base con tre moduli. Vedete, ha il modulo superiore, i due cassetti frontali e il terzo modulo inferiore. In più, a richiesta, vi si possono applicare tutti i moduli Tubertini che potete trovare sia sul sito sia sul catalogo Tubertini. Grandissimo prodotto. Paniere duo. Ora vi facciamo vedere i cefali. Dopodiché, no, mettilo più là, Giulio, che sennò qui ci salta. O casco nel fiume io. Vi facciamo vedere questi stupendi cefali che sarebbero buoni anche da mangiare, no, Giulio? Certo, buonissimo. Questo vuole andare via prima del tempo. Guardate che bei soggetti. E vogliono ritornare in acqua. E ora le ridiamo la libertà. Ora le liberiamo. Ci hanno fatto divertire tantissimo e ora ridiamo la libertà a questi stupendi pesci.
ecco, che si mettano in movimento. Via, tutti salvati, ciao, alla prossima giornata. Certo, se erano diffidenti così, figuriamoci la prossima volta a riprenderli. Cosa dite? Bisognerà pescare ancora meglio. Un saluto a tutti gli amici Italian Fishing TV da Marco Volpi e da Giulio Traverso, che mi ha fatto da assistente e che ha vissuto con noi questa stupenda giornata sul fiume Magra. Ciao a tutti, alle prossime! Cimiciurri, quello che quiere comer, cimiciurri, quello che quiere comer, cimiciurri, quello che quiere comer, quello che quiere comer, quello che quiere comer, quello che quiere comer.